ben ritrovati da questa terza edizione del 2013 del TG Amici Animali. Allora andiamo a vedere insieme quali sono state le notizie di questa settimana. A partire dalla fiaccolata di sensibilizzazione che si è tenuta sabato sera a Trausella, là dove alla fine di dicembre furono trovati i corpi senza vita di due cani morti di stenti, vinti dalla fame, dalla sete e dal freddo. E proprio sabato, a partire dalle 18, una settantina di persone si sono date appuntamento in centro a Trausella per una marcia silenziosa, illuminata dalla luce delle fiaccole. Una marcia che è giunta poi fino al luogo dove sono morti i due animali. In un paese che conta poco più di 100 abitanti, qualcuno ha detto, non si erano mai viste così tante auto in piazza. Un gesto simbolico, questa fiaccolata, per sostituire le parole omertà e silenzio con quelle con passione, empatia e dialogo. La fiaccolata Basta Indifferenza è stata organizzata e promossa dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Caluso, la Casa del Cane Vagabondo di Lauriano, il Gattile di Ivrea, oltre la Specie Onlus e Progetto Sirio. È stata proprio questa l'idea di sensibilizzare la cittadinanza a esporre quando ci sono dei fatti così gravi. E la fiaccolata conta più o meno 70 persone, una cifra che mai pensavamo di raggiungere, di cui siamo molto felici e fieri. Considerando appunto anche la serata è cominciata a nevicare proprio mezz'ora prima della fiaccolata, vuol dire che comunque un po' di sensibilità c'è ancora, bisogna alimentarla ancora di più però forse. Bisogna alimentarla ancora di più e queste fiaccole speriamo che ci diano un po' di forza e di speranza, soprattutto per gli animali che abitano qui e che spesso sono ancora rinchiusi e incatenati. C'è stato un percorso che è partito proprio dal centro di Trausella e poi si è arrivati davanti alla cascina, al luogo dove sono stati trovati morti questi due animali. Sì, abbiamo ritenuto di farla fino al luogo del ritrovamento dei cadaveri dei due poveri cani e speriamo che siano gli ultimi, perché dicevo anche che non dovrebbe essere solo un problema questo. Un caso di questo tipo non dovrebbe essere solo un problema di noi animalisti o che dir si voglia, ma un problema della collettività secondo me, perché non si deve essere orgogliosi di vivere in un paese dove c'è gente che fa queste cose qui. Quindi io chiedo sempre un po' più di attenzione a tutti quanti, avvisate, chiamate, telefonate, anche anonimamente, segnalatele queste cose, che si possa intervenire per tempo e salvargli la vita sostanzialmente. Non è un discorso soltanto animalista, è un problema di sensibilità in generale. Assolutamente sì. Noi sicuramente ci occupiamo di animali e siamo in prima fila per loro, però questo non toglie che siamo sensibili e siamo attenti anche alle esigenze delle persone. Quindi se oggi in questo paese che conta 105 abitanti, quindi molto piccolo, dove comunque tutti si conoscono, se è accaduta una cosa del genere, ci viene da pensare che chissà quali brutture ci sono ai danni anche delle persone. Quindi appunto bastava un tozzo di pane e bastava segnalarlo al canile, al comune, bastava segnalarlo a chi si occupa di animali, come tanti di noi qui oggi. Il messaggio è quello quindi di trovare sempre comunque il coraggio di segnalare situazioni come queste, che si tratti di animali, che si tratti di persone, perché è ora di dire basta all'omertà. Esatto, proprio così, basta all'omertà e all'indifferenza. L'indifferenza soprattutto, è l'indifferenza che è più pesante da sopportare. Settimana questa che ha visto anche il sequestro di 24 cuccioli provenienti da paesi dell'est Europa, sottratti alle cure delle madri a pochi giorni di vita, per essere poi venduti in negozi del capoluogo piemontese. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato i cuccioli e ha indagato due commercianti, dopo aver scoperto che infrangevano le norme in materia di importazione nel territorio nazionale di animali, che impone il rispetto del limite di età di 3 mesi e 21 giorni prima che il cucciolo venga venduto. L'esame della struttura fisica e della dentizione di questi animali invece ha consentito di stabilire che avevano un'età compresa tra i 60 e i 75 giorni, quindi di molto inferiore a quella dichiarata. Non essendo stati vaccinati, perché troppo piccoli, ovviamente i cani non potevano essere importati nel territorio nazionale. E prima di passare ai nostri appelli vi ricordo anche alcuni appuntamenti. Sabato pomeriggio, il 26 di gennaio, a Colleretto Giacosa, presidio organizzato dal gruppo No RBM No Vivisezione. Si tratta del terzo appuntamento organizzato dal neonato gruppo che lotta a favore di una ricerca senza animali. L'appuntamento a partire dalle 13 in via Ribes a Colleretto. Anche questo evento, come i due precedenti, ha visto l'adesione di associazioni animaliste
animalisti di tutto il nord e centro Italia, tra questi gruppi provenienti da Bologna, Genova e Roma. Sempre sabato 26, ma alle 19.30, a Torino l'appuntamento è con l'Aperilav presso la sede LAV di Torino in via Balme 11C. Tra un bicchiere di vino e tante prelibatezze veg preparate dagli attivisti della LAV, con un piccolo contributo ciascuno avrà la possibilità di sostenere un'operazione oftalmica che permetterà poi a Beto, che vediamo nella foto, di tornare a vedere, recuperando così la voglia di vivere e la sua serenità. Questa settimana vi segnaliamo alcuni appelli particolarmente urgenti, a partire da quello per Ruben. Ha circa 5 anni, è sempre vissuto in una cascina, legato con un moschettone fisso a una catena lunga non più di 1,5 metri. Non ha mai avuto acqua fresca da bere e nemmeno pappa tutti i giorni. Il cibo a lui destinato dall'anziana proprietaria era semplicemente una manciata di pasta cruda. Ora la signora è in ospedale, non tornerà più e lui è sempre lì, legato alla catena con qualcuno che gli porta del cibo. Però deve trovare una casa tutta sua, una famiglia, qualcuno che si prenda cura di lui. Questa è la sola occasione di uscire da questa vita insensata. Ruben va d'accordo con le persone, però ovviamente non è abituato a socializzare con altri cani. Si trova in provincia di Torino e per informazioni su di lui si può chiamare il numero 339 49 33 357. Anche la proprietaria di questo volpino, che ha attorno ai 9 anni, è ricoverata in ospedale e non tornerà a casa. Lui è un cagnolino affettuoso e buono, abituato in casa, sano e castrato. E se non troverà uno stallo oppure un'adozione, entro la fine del mese sarà portato in canile. Per informazioni su di lui si può contattare il numero 334 84 86 100. Anche Peggy vive sola nel cortile di una casa vuota dopo che la sua proprietaria è mancata. Anche qui qualcuno le porta del cibo, ma se non si troverà con urgenza una famiglia oppure una persona amante dei pastori tedeschi che la voglia adottare, Peggy dovrà entrare in canile. Questa piccolina invece arriva dalle Perreras di Maiorca, era condannata ai forni crematori, ma la signora che l'ha vista per fortuna l'ha salvata e l'ha portata in Italia, in provincia di Torino. Però non può tenerla, perché ha altri cani, potrà tenerla ovviamente qualche giorno, ma per questa piccina si cerca uno stallo e un'adozione concreta. Chi fosse interessato a Peggy oppure alla piccolina proveniente dalle Perreras può contattare l'associazione Lida Cirie Valli di Lanzo al numero 328 16 22 812. Sempre dalla provincia di Torino arriva anche l'appello per Tigre, castrato FIV FELV negativo, sempre vissuto in colonia, però adesso gli anni cominciano a farsi sentire, infatti Tigre ha quasi 10 anni. È un gatto davvero molto tranquillo e pulito, sa usare la lettiera, gli piace giocare, vive di coccole e di fusa. Per informazioni su di lui si può chiamare il numero 339 60 96 432. Infine c'è Billy. Billy ha 1 anno e mezzo, è sano, FIV, FELV negativo, sterilizzato, si trova a Cirie. È stato raccolto in luglio e portato al gattile e dopo un breve affido è stato adottato da una famiglia che però abita in una casa in centro. Ma a lui piace andare a spasso e lì attorno purtroppo ci sono tanti pericoli. L'ideale quindi per Billy sarebbe una casa con giardino, non troppo vicina a strade pericolose. Per informazioni su di lui si può telefonare al numero 347 23 59 570.